mi associo logicamente anch'io al dramma che hanno subito le famiglie per la tragedia ferroviaria, quindi le mie più sentite condoglianze, insomma, anche da parte mia, da parte dello staff, dei ragazzi, di tutto l'ambiente, insomma. Grazie. Prego. Vai, Giovanni. Giovanni Mazzilli, Corriere dello Sport. Salve. Sì. Certo. Sì, no, abbiamo effettuato dei test per valutare la condizione fisica. È normale che qualcuno è arrivato in condizioni, non dico ottimali, ma già sta a un buon livello, quindi vuol dire che durante l'estate ha lavorato, qualcuno un po' meno, ma sono test che servono soprattutto per quando da domani cominceremo a lavorare con dei gruppi di lavoro per cercare di farli lavorare insieme. E ho trovato i ragazzi motivati, vogliosi, e, ripeto, tutti anche a livello fisico l'ho visti abbastanza bene. Non abbiamo ancora cominciato il vero e proprio ritiro, nel senso che in questi 3 giorni c'è stato, ecco, al di là delle visite mediche, dei test per valutare non solo l'aspetto fisico, ma anche delle chiacchierate che mi sono fatto io con alcuni ragazzi per cercare di carpire o di conoscerli il prima possibile, insomma. Quindi questi 3 giorni sono serviti a quello, e da domani cominceremo a lavorare con più intensità, che è quello che ci permetterà poi di arrivare, diciamo, per la prima di campionato, cercando di arrivare a una condizione migliore possibile. No, no, no. No, ma le cose poi sono ampie, cioè non è che c'è solo un discorso. Vado a dirti una cosa che secondo me non mancherà mai nei miei allenamenti, che è l'intensità, che poi tutti conosciamo come si effettuano dei possessi palla, tutti conosciamo come si effettuano delle esercitazioni per arrivare al tiro in porta, tutti conosciamo come ci si deve difendere contro un determinato modulo piuttosto che un altro, insomma. Sicuramente da subito partiremo con allenamenti, partite, esercitazioni di alta intensità. La prima cosa che farò domani? La dico domani, sennò poi è una sorpresa. Michele De Feudis dell'Ansa. Ma è un periodo, ripeto, delicato, dove dobbiamo valutare tanti, tanti aspetti, insomma, non è... ma lo sapevo, lo sapevamo. Quando ho firmato, nessuno mi ha detto che nel giro di una settimana si andava a completare la rosa, insomma. Quindi abbiamo tempo, non dobbiamo avere fretta. È normale che bisogna intervenire nei ruoli dove a livello numerico mancano determinati giocatori, perché comunque in questo momento ne mancano. In certi ruoli siamo magari a livello numerico un po' più coperti, parlo per dire dei centrocampisti centrali. E a livello difensivo siamo a livello numerico pochi, mancano due terzini sinistri, può mancare un centrale. Valutiamo anche questi ragazzi giovani che verranno in ritiro, non solo che ci servirà a noi per conoscerli, ma anche per dare una mano a livello numerico. Poi può essere che nella fase di ritiro andiamo a prendere 3-4 giocatori nella prossima settimana, come può essere che slitterà quando torneremo a Bari nei primi d'agosto, così a metà agosto, insomma.
ma non dobbiamo fare l'errore di andare a scegliere con fretta, perché bisogna valutare bene tanti, tanti aspetti. Con il direttore stiamo parlando tantissime volte durante la giornata, dalla mattina alla sera al lavoro, a volte anche la notte, siamo in piena sintonia e stiamo cercando di scegliere i giocatori e uomini giusti che possono fare al caso nostro. Scusi? Mancano, penso, gli ultimi dettagli, dai. Siamo a buon punto. Mister, ha accennato un discorso che spesso torna in auge, quello dei giovani. Io volevo capire questo. Si parla tanto da tempo dei giovani, specialmente Castrovilli e Scalera. Sta di fatto che molti auspicano che possano giocare in prima squadra, sta di fatto che sono passati almeno 3 allenatori e nessuno di loro ha valutato di doverli mettere in campo. Io volevo sapere lei con che spirito si approccia a questa realtà, cioè i giovani, troppo abusati spesso, come parola, è un asset sul quale lei punterà, cioè se non li vedremo in campo neanche con lei, avremo legittimamente la possibilità di pensare che non siano in grado di giocare senza... Questo... Ma... Allora, per un allenatore lavorare con i giovani è la cosa ideale, nel senso che il giovane, essendo giovane, ha poco passato da giocatore, quindi c'è una bella differenza. Il giocatore giovane assorbe, ascolta, perché non avendo un passato dove, faccio un esempio, a un ragazzo di 30 anni, un attaccante di 30 anni, gli dico determinati movimenti per far gol, se sono diversi da quelli che lui ha fatto in passato, dove in passato lui ha fatto gol facendo altri movimenti, può essere più dura per me metterglielo in testa. Un giovane non ha passato calcistico, quindi assorbe di più, ascolta di più quello che chiede l'allenatore. Quindi per noi allenatori lavorare con i giovani è l'ideale, perché poi anche a livello fisico sulla carta dovrebbero andare di più. Poi conosciamo benissimo giocatori di 33-34 anni che vanno più forti di ragazzi di 20 anni. Discorso giovani, mi è capitato per dire a Frosinone che dalla Beretti ho portato 10 ragazzi della Beretti in Lega Pro, perché eravamo in Lega Pro, e 6-7 hanno fatto il loro percorso. Qualcuno adesso ha giocato in Serie A, qualcuno gioca in Serie B, qualcuno è rimasto a giocare in Lega Pro e qualcuno sta tra i dilettanti, diciamo. Ma ho osservato, ho visto, quindi abbiamo provato, come faremo noi quest'anno? Vediamo, valutiamo, se riteniamo giusto e opportuno e che i giovani che hai citato prima possono dare un contributo, oppure si inseriranno, che saranno allo stesso livello di uno affermato, io non ho nessun problema a far giocare un giovane. È normale che il giovane gli si deve dare anche la possibilità di crescere e di sbagliare. Quindi noi siamo in questi giorni, andremo a valutare questo, quindi nei primi giorni di ritiro fino alla fine del mercato, con i giovani della primavera che verranno su in ritiro, possiamo solo che osservarli e capire, cercare di capire se potranno far parte di questa rosa, oppure mandarli in prestito o a giocare in qualche altra primavera e così via. Sicuramente, sicuramente anche poi quello. Poi c'è dell'altro, anche per le valutazioni tecniche, anche di chi c'era. No, ma io alla fine, Fabio, partiremo in 26 giocatori, 26, più 4 portieri, sì. 25. Quindi se penso che spesso faremo esercitazioni 11 contro 11, levando i due portieri che rimangono, vuol dire che avanzano 4 giocatori. E 4 giocatori nella fase del ritiro, dove cominciano dopo 2-3 giorni i primi doloretti, qualcuno ha un problemino fisico, servono a prescindere, servono. Quindi
In più, quindi li valuteremo e poi a livello numerico ho bisogno, ma anche durante l'anno io farò degli allenamenti che ho bisogno di 26-27 giocatori. Quindi nel momento in cui c'è qualche infortunio, qualche problema di qualche giocatore, andremo sempre a prendere dalla primavera. Quindi, come detto te, non è solo un discorso numerico, ma un discorso anche per visionare e vedere questi ragazzi. Presentatevi per favore. Perché... più esterno da 4-4-2, poi dopo tutto è possibile, nel senso quando un giocatore è propenso allo spirito di sacrificio può ed è intelligente tatticamente, e quello può essere anche compito e deve essere compito mio, può fare e ricoprire tutti i ruoli, perché un giocatore che sa fare l'esterno in un 4-4-2 può saper fare un esterno in un 4-3, se ha gamba può essere un esterno in un 5-3-2, e se ha caratteristiche di spirito di sacrificio può giocare anche da punta, magari cercando di sfruttare altre qualità, però è un giocatore che nasce esterno. Una domanda anche su Mora, su un giudizio su questo nuovo acquisto, come va a cercare con Di Cesare al momento la batteria di centrale, perché naturalmente è tutto. Poi un giudizio anche sulla situazione così, il giocatore arrivato a Bari, si è molto chiacchierato questo nuovo. Allora, il discorso Moras è un giocatore di grande esperienza, un ragazzo serio, serio professionista, e si vede subito che è venuto qui con lo spirito e la testa giusta. L'ho visto sin dai primi giorni di allenamento, anche se si è fatto poco, e un pochettino la palla l'abbiamo toccata, però quello che ho captato subito da lui è una grande predisposizione all'impegno, alla voglia. Io ho bisogno di giocatori così di esperienza, non solo in campo ma anche dentro lo spogliatoio. E, discorso Rosina, vi ridico quello che ho detto una settimana fa. Alessandro è un ottimo giocatore, è un giocatore che ha fatto benissimo qua, l'ho seguito, l'ho visto, ci siamo anche sentiti, ma dobbiamo valutare altri aspetti che non devo essere io a dirli, ma magari questa domanda potete girare al direttore. Sicuramente è un giocatore che a me piace, un giocatore che al direttore piace, un giocatore che al presidente piace. Ci mancherebbe che Rosina è un giocatore che si può discutere. È normale che però bisogna valutare tanti aspetti che io non vi posso dire. A me come giocatore piace come tipo di uomo, un giocatore che dà l'anima in campo, un giocatore che in allenamento si impegna, ma io devo, insieme al direttore, dobbiamo valutare molti discorsi che non sono solo quelli economici, possono essere di modulo, possono essere di discorso di lista e tanti altri aspetti che se li riusciamo a risolvere, tutto sarà possibile. Insomma. Riparto. Si possa dire che magari gli piacerebbe tenere con sé. Allora, Giuseppe è un ottimo giocatore che può ricoprire nel reparto offensivo, secondo me, per le caratteristiche che ha, diversi ruoli. Può essere determinante in un 4-3 da esterno, e in un 4-4-2 può giocare sia da esterno che da mezza punta. È un giocatore che ha diverse qualità, quindi può ricoprire diversi ruoli. Li valuteremo quando sarà poi eventualmente tutto dovesse andare insomma a buon fine. Secondo me farà parte dei quattro attaccanti davanti come caratteristica, come ruolo, insomma. E io voglio vado sulla seconda domanda. In questi giorni voglio valutare, vedere. E quando dico che non dobbiamo prendere giocatori con fretta, perché voglio con calma in questi giorni valutare la rosa che ho a disposizione, quei giocatori che avrò e vedrò tutti i giorni per due volte al giorno fino alla fine di questa prima parte di ritiro e poi alla fine del mercato. E
A oggi vi dico che bisogna intervenire sicuro al 100% a livello di terzino sinistro, perché non ce n'è neanche uno. Quindi lì bisogna intervenire secondo le nostre tasche, secondo le mie, secondo quei giocatori che secondo me possono darci un contributo, quindi non solo come caratteristiche di ruolo, ma anche proprio come uomo, come giocatori di esperienza, giocatori giovani, giocatori che faccia la fascia. Il mio terzino deve andare, deve tornare, deve andare, deve tornare, deve andare, deve tornare. Quindi serve gente di corsa. E stiamo valutando, cercando di farci una scaletta su quelli possibili che potrebbero arrivare, ma bisogna, non è semplice, non è semplice perché ci sono quei giocatori forti che stanno in B, ma al di là del ruolo, secondo me fanno fatica, non li vogliono dare, o hanno un prezzo talmente elevato che è difficile prenderli, oppure non li danno una squadra come il Bari perché sono magari giocatori che fanno parte di squadre che cercheranno di lottare per fare un campionato importante come lo faremo noi, e quindi preferiscono magari darlo piuttosto a una squadra in Serie A o all'estero, piuttosto che darlo magari a una diretta concorrente per lottare per un campionato importante. Quindi fatemi vedere e valutare quello che ho. Non, come ho detto la scorsa settimana, non tratteneremo nessuno con la forza. Quei giocatori che manifesteranno di voler andare via per tanti motivi, noi li accontenteremo. Allora, il discorso mercato, io posso essere vago come sono stato fino adesso, e quindi ti dico che di mercato ne dovete parlare con il direttore. Soddimo ha un problema che si stava curando e tra una settimana rientrerà in ritiro con il Frosinone, quindi non c'era nessun caso che Soddimo non ha scelto di non partire in ritiro perché era in lite. No, no, ho letto il comunicato del Frosinone. Sul portiere, sul discorso di mercato, parla del direttore. È apposta. Ma c'è. Certo che sì. No, c'era Antonello Raimondo. Gazzetta Mezzogiorno. Dipende, sì, capito? Dipende dagli esterni anche. Se hai due esterni un po' più difensivi d'attacco, uno dei due può essere anche un giocatore che potrebbe essere una mezzala, nel senso che va più ad inserirsi. Se hai due esterni che sono un po' più offensivi d'attacco e due punte che magari come caratteristica non si sacrificano molto nel rientro, io voglio i due a centrocampo che rimangono fermi e che non mi interessa che impostino molto bene, ma che mi sradichino più palloni possibili per appoggiarli ai quattro davanti. Quindi dipende da una serie di aspetti. Ma comunque i quattro centrocampisti barra 5 che avremo per il ruolo di centrocampisti centrali dovranno essere una sorta di mix, perché capiterà alle partite che magari giocheremo con degli esterni un po' più difensivi, quindi avremo bisogno di due centrocampisti un po' più di palleggio. Vai. Dipende. Dipende da tanti aspetti. E io sono sempre dell'idea, essendo stato un attaccante, che più volte tiri in porta e più possibilità di far gol hai, più cross fai e più possibilità di far gol hai. E più la palla sta lontano dalla tua porta, quindi che vai ad attaccare alto, che vai a prendere alti, e più è difficile che ti abbassi e che subisci gol. E questo però durante l'arco dei 90 minuti non sarà mai possibile mantenerlo per 90 minuti, quindi noi dovremo essere bravi, organizzati a
a saper fare tutte le a creare tutte le situazioni. Dalla fase offensiva ci saranno le situazioni che dovremo andare a prendere alto l'avversario, ma questo dipende, perché magari la squadra avversaria ha degli attaccanti alti che non aspetta altro che tu li vai a prendere alti per rinviarti, perché davanti hanno due attaccanti alti e bravi di testa. Noi dovremo cercare di non farli rinviare, quindi di farli giocare. E sono valutazioni che spettano a me in base all'avversario. Comunque dovremo saper impostare da dietro, dovremo saper lanciare, dovremo essere bravi a... perché durante le partite può accadere di tutto. E se io preparo tutta la settimana sul possesso da dietro dal mio portiere, che apro i miei terzini e i miei difensori centrali si allargano sullo spigolo dell'area e il mio centrocampista si abbassa a giocare, e trovo una squadra avversaria che è brava nell'andarci a prendere, o trovo i due terzini che non stanno in giornata di grazia, quindi non stanno benissimo, non si sentono da ricevere questa palla dal portiere, io ho preparato per una settimana determinate situazioni che poi già dopo 5 minuti inizia la partita non vogliono più fare, quindi devo preparare quello, devo preparare se non si riesce a farci giocare, se una squadra ci permette di giocare, se ci riescono determinate situazioni. Io dico sempre, noi possiamo fare quanti schemi volete da dietro, li conosciamo tutti alla lavagna, ho provati 11 contro nessuno durante la settimana, ma la verità è una: chi ha il pallone deve avere 4-5 soluzioni, e le 4-5 soluzioni le danno i 4-5 compagni che gli stanno vicino. Quindi se i 4-5 giocatori che stanno vicino a chi ha la palla stanno fermi, che non vogliono la palla, è difficile giocare. Se i 4-5, cioè, c'è poco da parlare di questo, perché quando vinci il partito parti bene dall'inizio, e perché i giocatori si caricano, i giocatori acquistano fiducia e tutti vogliono la palla. Diversa cosa è quando le cose non vanno bene e i giocatori cominciano magari a trovare difficoltà nello smarcarsi. Devono dare soluzioni, al di là del modulo, al di là dell'atteggiamento, al di là di tanti aspetti. Quando un giocatore ha la palla, 4-5 giocatori devono dare soluzioni, che sia soluzioni vicine o soluzioni lontane. Questo, i quattro che si muovono devono dare diverse soluzioni, chi incontro, chi in profondità, chi addosso, e questo dipende dal coraggio, dalla voglia e dalle idee che gli devo inculcare in testa, insomma, sin dai primi giorni. Le ultime domande? Franco, no, aspetta, Massimo, Franco è... Giusto così, un'affermazione, una domanda. Lei è un tanti, è uno che da calciatore, quindi ha dato molto fastidio ormai, professionalmente parlando, però facendo anche dei gol. L'ultimo che ci ha dato parecchio fastidio, anche se non giocava nel suo ruolo, facendo un gol forse più. No, ma io già l'ho detto l'altra volta, insomma. Conte è secondo me l'allenatore più forte al mondo in questo momento, perché è un allenatore che non solo fa giocare bene la propria squadra, ma riesce col suo carisma, con la sua mentalità, a plasmare i giocatori per fare un determinato lavoro che con lui quasi tutti ci riescono, insomma. E non dico di somigliare a Conte in questo, perché sarei presuntuoso, sì, e non sono scaramantico, e quindi squadra che vince si cambia se serve. E quello che voglio, io sono ambizioso, quello che voglio fare io e la scelta che mi ha portato a Bari è perché preferisco allenare una squadra che lotta per obiettivi importanti che allenare una squadra per non retrocedere. Quindi il discorso Serie A mi interessa poco, io sono più, ma anche da giocatore avevo fatto spesso queste scelte, perché preferisco così. Quindi Bari per me è una piazza importantissima. È normale che, essendo importantissima, avendo una tifoseria così, sarà un'annata ricca di emozioni. Le emozioni possono essere positive o negative. Compito mio, compito nostro, di tutti, della squadra, della società, cercare di farle diventare più positive possibili, perché logicamente l'obiettivo è l'obiettivo di tutti, insomma, quello di fare il meglio, no? Cercando di non avere mai
e una sorta di rimorsi, di rimpianti di non aver potuto fare quello che volevamo. Noi in campo scenderemo sempre per cercare di dare il massimo, ma è una frase fatta, una frase banale, e lo dobbiamo dimostrare con i fatti, dall'allenamento di domani fino all'ultimo allenamento di quando ci sarò io, l'ultimo allenamento di quest'annata, insomma. Franco, Va bene. Franco, vai, vai, che abbiamo problemi di... Sì. Allora mi sono un attimo tuffato nel passato per capire qualche cosa in più che si può chiedere sulla tabula rasa, perché questo è il momento di tabula rasa. Le sue squadre sono sempre segnato da me. Io sento qualche giorno fa macchine da gol perché secondo me l'attacco in Lega Pro, secondo me l'attacco in Serie B, l'anno scorso è un discorso un po' diverso perché la Serie A sono volte le situazioni. E là si sposa con il discorso che faceva lei, più ti rifacciamo. No, no, ma anche in B comunque eravamo una delle migliori difese, oltre ad essere stati il secondo miglior attacco, e è capitato che abbiamo preso 4 gol tipo a Bari e abbiamo abbassato la media, ma spesso ci è capitato che quando abbiamo preso, diciamo, 4 gol a Bari o 3 gol a Pescara, è perché se vai a vedere poi le situazioni, le azioni sono state partite strane, dove noi ci siamo sbilanciati in avanti per cercare di rimediare. Quindi, e spesso invece abbiamo finito parecchie partite con la porta inviolata, nel senso che quindi se vai a sommare, ecco, i 7 gol presi, forse eravamo la miglior difesa anche in Serie B, adesso non ricordo bene i gol presi. Quello che dico io e che vedo, osservo da alcune statistiche che certe possono essere importanti, altre meno. E se io riesco ad arrivare al tiro, alla conclusione, evitando o saltando diversi passaggi, e questo mi porta dei vantaggi, io quello che dico è, prima cosa guardiamo in avanti. E se in avanti non c'è nessuna soluzione, la giochiamo vicino piuttosto che buttarla. E do dei concetti: quando si può crossare si deve crossare. Io attaccante ricordo spesso che c'era la possibilità di crossare, andavo a fare il movimento e non mi veniva data la palla, e perché magari l'esterno faceva una finta, la volta dopo ci riandavo ma l'esterno faceva un'altra finta, la terza volta non ci andavo e l'esterno crossava. Quindi per evitare questo c'è solo un concetto: quando si può crossare si deve crossare. E sappiamo che poi su 100 cross e una 70 sono respinti. Quindi se noi crossiamo 50 volte vuol dire che 40, 35 sono respinti, quindi hai 15 possibilità in meno di far gol. E però dico anche che a volte capita che in area, io dico sempre cross, in area minimo dobbiamo andare in 3-4 giocatori, però a volte capita che non ci stai, quindi quello che sta per crossare e vede che in area c'è un solo giocatore contro 5, vuol dire che da un'altra parte siamo 4 in più. Quindi magari lì è il comunicare e dire no cross, giriamola. Quindi cercare di allenare la squadra in tutte le situazioni. Insomma, questo è quello che ho cercato io di fare negli anni passati. Insomma. E che poi a volte riesci a vincere facendo un tiro in porta, quello può capitare, a volte perdi.
partite che magari l'avversario ha fatto un tiro in porta, però alla lunga, secondo me, se tu sei una squadra che cerca sempre con insistenza il cross, il tiro, le situazioni offensive, secondo me aumentano le probabilità di vittoria. Poi dopo può succedere. La qualità ci deve essere, a livello tecnico normale, che in certi ruoli serve più qualità, perché un conto, parlavamo di cross, se io faccio 100 cross ma 80 cross li mando in curva, e già diminuiscono ancora di più le probabilità di far gol, quindi è normale che serva qualità in determinati ruoli. E, così come sugli esterni di difesa serve qualità offensive, ma qualità anche difensive, perché magari se devo fare un cross in meno va bene, però basta che dietro non siamo scoperti. Insomma, un po' il discorso della coperta: se tu vai a attaccare con tanti uomini aumentano le probabilità che tu faccia gol, però aumentano anche i rischi che tu possa prendere dei contropiedi. Quindi non dico la parola che dicono spesso tutti dell'equilibrio che dicevamo prima, però voglio una squadra, insomma, che propensa all'attacco. Rapidamente? Sì, salve. Salve. Ho parlato un po' quasi con tutti in questi giorni e valuteremo tutto. È normale che a livello numerico noi abbiamo bisogno di due giocatori per ruolo. A oggi, come attaccanti, lasciamo stare il discorso giovani, che quelli li valuteremo. Abbiamo due attaccanti, uno /2, perché De Luca ancora non è stato ultimato, quindi a oggi abbiamo Maniero come attaccante. Io voglio quattro attaccanti, io voglio quattro esterni d'attacco, io vorrei quattro centrocampisti centrali. Poi dopo, quindi un due per ruolo. Giovanni Di Noia è un adattato a terzino, che poi lui è intelligente e bravo, che riesce a fare mezzala, esterno e terzino, però io parlo che in questo momento a livello... Scusa, che non vedo una persona che parla, sennò non capisco chi sto parlando. E lo valuteremo, magari è talmente bravo che a quel punto serve prendere solo un terzino. Noi dobbiamo valutare tutto, io devo valutare tutto, devo stare molto attento con i miei collaboratori a cercare di carpire in meno tempo possibile non solo il carattere di ognuno di loro, che è diverso perché sono 30 teste diverse, ma cercare di capire quello che mi possono dare. È un po' più difficile perché non abbiamo, purtroppo, essendo partiti tardi, neanche la possibilità di fare amichevoli importanti, quindi cercherò, ecco, di fare più partite possibile tra di noi, però la partita tra di noi è diversa rispetto alla partita che vai a fare contro una squadra già di Serie B, una squadra di Serie A, perché, e quindi cercheremo magari nel periodo di agosto di andare più avanti possibile in Coppa Italia per mettere minuti sulle gambe e di fare prima dell'inizio del campionato più amichevoli possibili per testare questi ragazzi. Barrega è un ottimo terzino e stiamo valutando. No, c'è un veloce, fai velocemente, dai. Mister, da ex centravanti, una curiosità, come giudica Maniero e se ritiene che possa essere un giocatore che può dare di più. Allora, logicamente è un ottimo giocatore che ha fatto ovunque è andato gol, è un giocatore importante, è un giocatore che lo voglio come tutti, molti li conosco, altri no, ma lo voglio osservare e voglio vedere con le idee mie quello che mi può dare. È un ottimo, quello che dico è un ottimo attaccante. Finalmente uccidere addosso è un ruolo importante, no? Ma io, se rispondo in una maniera più banale, ottimo giocatore, valutiamo.
Io ripeto, al di là di tutto, noi dovremmo avere una rosa di 22 giocatori perché il campionato è lungo, perché ci saranno periodi di infortuni, di squalifiche, turni infrasettimanali, quindi poi le valutazioni le farò io. E Romizio è un giocatore valido, un giocatore importante che valuteremo bene in questi giorni. Grazie. Grazie.